amici di Chef in Cucina, questa è una puntata specialissima perché cominciamo la settimana dedicata al senza glutine e come vedete con me c'è il grandissimo chef Marcello Ferrarini perché dovrà accompagnarmi a fare gli acquisti. Sì, faremo una spesa dedicata appunto alla cucina senza glutine cercando di prendere dei prodotti di qualità e proprio per proporre dei piatti buoni per tutti. E la faremo a quattro mani. A quattro mani, io e te insieme. Andiamo. Andiamo, ti seguo. Allora, prendiamo subito il carrellino, Jennifer, e andiamo a fare la nostra spesa. Ok. Marcello, che cosa compriamo oggi? Ma andiamo innanzitutto nel reparto senza glutine, dove possiamo trovare tante varietà di prodotti consentiti per chi segue una dieta senza glutine, quindi chi è celiaco ma anche chi è intollerante. Vieni. Eccoci Marcello, siamo arrivati in questo reparto, vedo che tra l'altro è fornitissimo. Insomma, sì, guarda, c'è veramente tanta scelta. C'è veramente tanta scelta, anche una scelta di qualità, perché mangiare senza glutine non vuol dire assolutamente mangiare male. Come vedi abbiamo della pasta, abbiamo delle farine. Pensavo proprio di fare della pasta fresca, quindi utilizzeremo una farina senza glutine indicata proprio per la realizzazione di pasta. Poi dopo, ovviamente, come si fa naturalmente per la pasta fresca, andiamo a comprare anche le uova. Questo è un preparato appunto per fare pasta fresca senza glutine della Bioalimenta Farabella e come vedi abbiamo il bollino dell'IC, quindi un prodotto assolutamente indicato per chi segue questa dieta, ma la cosa molto importante è che è un prodotto made in Italy, no GM e quindi insomma una farina di grande qualità, tant'è vero che quando io faccio questa pasta anche chi non è celiaco, non è intollerante, la mangia e non si accorge di niente, quindi anche oggi faremo questa prova con te. Assolutamente sì, e poi diciamolo, è un'azienda tutta abruzzese. È un'azienda abruzzese di Fara San Martino, dove si dice che in quella zona della Maiella sgorga un'acqua particolare proprio indicata per fare la pasta. La pasta, come sai, si fa con farina e uova, l'alternativa è anche utilizzare l'acqua. Io utilizzo quando è possibile uova biologiche. Oggi compriamo appunto uova biologiche di Conad, indicate proprio per fare la pasta fresca senza glutine. Eccole qua. Marcello, ci siamo con la spesa, io oggi voglio acquistare anche la shopping bag che consiglio anche ai nostri telespettatori perché è utilissima per fare i nostri acquisti, bella, capiente, visto che tu sarai con me per una settimana. Noi la utilizziamo anche perché questa è riutilizzabile. Assolutamente sì. Poi è biologica, corriamo in cucina. Andiamo. I swear I lived. Amici di Chef in Cucina, ben ritrovati! Oggi si apre un ciclo di puntate meraviglioso perché abbiamo l'onore e la fortuna di avere insieme a noi il grandissimo chef gluten free, Marcello Ferrarini. Grandissimo lo lascio dire agli altri, io insomma ho una statura media come si dice, però come sapete e come sai io sono celiaco, prima di essere uno chef ci tengo sempre a precisarlo e metto tanta passione in quello che faccio perché il primo fruitore dei piatti senza glutine ovviamente che faccio sono io stesso, quindi se non trovo gusto e bellezza in quello che faccio difficilmente riesco a trasmettere questo messaggio. Perché noi poi dobbiamo sfatare un mito, certo. Cioè la cucina gluten free è una cucina piena di gusto, noi ci siamo già conosciuti in altre occasioni e ho avuto modo di proprio tastare con il mio gusto i suoi piatti che sono fantastici. Prima di partire però io voglio fare un grande ringraziamento ad Antonio che è il proprietario di questo meraviglioso ristorante perché siamo nella cucina del ristorante Fonte Artana di Picciano, vogliamo ringraziarlo per la sua disponibilità, insomma per averci messo a disposizione il suo meraviglioso ristorante, la sua professionalità e disponibilità. Certo, e anche per avere, diciamo così, pulito tutto, perché come sapete una delle problematiche della cucina senza glutine è anche la contaminazione, quindi bisogna iniziare avendo, diciamo così, sanificato tutti gli ambienti e gli strumenti di cottura e gli accessori che andremo ad utilizzare. Assolutamente sì, Marcello lo sa, io i nostri telespettatori ne sono a conoscenza, faccio sempre la spesa e anche in questo caso abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato assolutamente dei prodotti naturalmente privi di glutine e dei prodotti dietoterapici, quindi in questo caso della farina senza glutine appositamente per fare della pasta fresca fatta in casa. E questa volta insomma nel fare la spesa mi sono lasciata guidare dai consigli di Marcello, ovviamente non avendo esperienza mi sono affidata a lui. Ma è molto facile, basta avere un minimo di attenzione e verificare la presenza delle marche
marchio della Spiga Barrata, dell'Associazione Italiana Celiachia, che è un sinonimo di garanzia di un prodotto senza glutine, oppure comunque il claim, la dicitura senza glutine. In questo caso vuol dire appunto che sono prodotti per noi e per tutti, anche perché le mie ricette sono per tutti, come dico sempre, consentite. Ok, perfetto. Che cosa ci prepari oggi? Allora, oggi vi volevo preparare un piatto abbastanza semplice, ma molto fresco, originale e creativo, come cerco sempre di fare con i miei piatti. Delle idee, poi voi le fate vostre, appunto vostre con i prodotti anche che avete a casa. Io vi lancio delle idee, se vi manca un ingrediente non preoccupatevi, lo potete tranquillamente sostituire. Faremo delle mezze lune, quindi della pasta fresca ripiena con della ricotta, del parmigiano, o in questo caso potreste anche utilizzare del pecorino, lime, o oggi abbiamo trovato dei limoni freschissimi, quindi utilizzeremo dei limoni, erba cipollina e zenzero, che è una radice. Andiamo a completare il piatto con del pepe rosa in un burro salato, molto semplice. E a tal proposito io voglio introdurre la protagonista di questa puntata, che è la signora Maria Vittoria, e siccome i nostri telespettatori sono tanti, lei ha vinto il concorso indetto da Conad Tango, dove praticamente vinceva una registrazione con noi nella nostra cucina. Quindi diamo il benvenuto alla signora Maria Vittoria. Ciao Maria Vittoria. Buongiorno, buongiorno. Piacere e benvenuta. Buongiorno. Allora, siamo pronte per assistere il nostro grande chef in Ci questa provo. Preparazione. Cominciamo. Oggi sarai un po' la mia assistente e ti, diciamo così, farò anche sporcare un minimo le mani, proprio perché tu abbia poi la possibilità poi di replicare questa ricetta e comprendere anche la sua facilità, visto che tu mi hai detto che hai due figlie celiache. Sì. E quindi insomma spero che poi tu possa replicare appunto questa ricetta per le tue bimbe. Allora, che cosa facciamo? Innanzitutto, quando dobbiamo preparare la pasta fresca, dobbiamo sicuramente iniziare a preparare il nostro ripieno. Quindi in questo caso utilizziamo della ricotta, del parmigiano reggiano, del pecorino, come vi dicevo. Andiamo a pelare, sbucciare dello zenzero, è una radice abbastanza aromatica, leggermente piccante ma non troppo persistente. E questa qui adesso io te la sbuccio e dopo tu me la grattugi, così perfetto. Ti faccio già iniziare a fare il comi di cucina, ecco, come a proposito dello zenzero, Marcello, leggevo recentemente un articolo dove praticamente degli studi hanno dimostrato che lo zenzero ha tantissime proprietà, tra le quali addirittura anche antinfiammatorie, al pari di una molecola che adesso non voglio nominare, antinfiammatoria potente, e quindi un utilizzo all'interno della nostra dieta pare abbia dei benefici veramente importanti. È vero, tra l'altro lo zenzero lo si utilizza anche quando si è leggermente costipati, con un infuso di, come fosse un tè, addirittura la buccia, questa che io in questo caso ho eliminato, se la laviamo la possiamo mettere in infusione e diventa appunto un ottimo alleato contro l'influenza. Quindi in questa stagione un po' ballerina, dove tanto piove e a volte c'è il sole, diventa un buon alleato. Beh sì, tutti in questo periodo risentiamo un po' del cambio stagione, certo. No? Quindi insomma... Io intanto che cosa sto facendo? Mentre Maria Vittoria grattugia il nostro zenzero, vado a sminuzzare, come vedete, dell'erba cipollina e l'andiamo a mettere all'interno del nostro ripieno. È più o meno sufficiente, sì, grazie. Un po' di erba cipollina, andiamo ad aromatizzare con un po' di pepe rosa, pepe nero. Io non utilizzo mai del sale all'interno, però eventualmente per gli amanti dei sapori un po' più sapidi sicuramente... Beh, anche perché insomma abbiamo introdotto del formaggio, ecco, adesso che sia del pecorino che sia del parmigiano reggiano, ha la sua sapidità. Anche certo. Le spezie aiutano magari a limitare l'utilizzo del sale, perché conferiscono sapidità senza magari aggiungere... Io sono un po', come dire, mi piace mangiare saporito, però per le cose naturali che danno sapore. Io sono come te, preferisco usare meno sale ma più ingredienti sapidi che abbiano la loro personalità. Ho completato il tutto con della scorza di limone non trattato, sono dei limoni freschissimi. Adesso non ci resta che formare appunto il nostro ripieno e dopodiché passiamo a fare la pasta fresca. Bene, Marcello, vai con la preparazione della pasta. Bene, allora, porzioniamo 110-115 grammi di farina per pasta senza glutine e utilizziamo un uovo intero e un albume. Perché utilizzo un albume? Perché mi dà la possibilità di legare, diciamo così, la nostra pasta e soprattutto di dare malleabilità, lavorazione alla pasta.
Quindi un uovo intero e un albume. Il tuorlo, quindi la parte rossa, la teniamo da parte, che la utilizzeremo poi nelle fasi successive per andare a sigillare la pasta. Ok, quindi non si butta via nulla. No, in cucina non si butta mai via nulla. Noi lo diciamo sempre. Io lavoro a mano, da buon emiliano, perché sicuramente lavorare a mano gli impasti senza glutine è fondamentale per acquisire delle competenze, o meglio una sensibilità nei confronti appunto di impasti senza glutine, che diventa assolutamente necessaria per capire la loro consistenza. Ricordatevi che quando dobbiamo fare la pasta senza glutine occorre sicuramente mantenere un grado di umidità superiore alla norma, quindi o alla normalità. Per normalità intendo la pasta con glutine, anche se comunque questa è pasta buonissima e fruibile a chiunque. Come vedete, io lo sto lavorando con una sola mano inizialmente, potete fare questa lavorazione in planetaria, ma come vi dicevo, lavorare a mano sicuramente vi servirà per acquisire questa sensibilità. Assolutamente. E perché lavoro con una mano? Lavoro con una mano perché sono delle farine tendenzialmente collose, tu dovresti saperlo. Sì. Se ne sporca solo una. Brava, se ne sporca solo una, e in modo tale che io possa avere poi sempre una mano pronta per pulirmi e continuare la mia ricetta. Che bravi, io quando faccio la pasta invece arrivo fino a qui, entrambe le mani di fatto. Sì. Vabbè, ma c'è sempre una prima volta. Questa è la fase più impegnativa della ricetta, perché come vi dicevo, le farine senza glutine sono un po' più collose e quindi non bisogna farsi scoraggiare da queste prime fasi dove la consistenza è un po' particolare. Ma superata questa prima fase vedrete che riusciremo a realizzare una sfoglia molto molto bene. Bella e molto buona soprattutto. Innanzitutto sono farine queste che non presentano degli OGM, o comunque non sono farine naturali prodotte in Italia da un'azienda di Fara San Martino, molto attenta alla qualità dei prodotti. Allora, come vedete, il nostro impasto incomincia più o meno ad avere una forma, una propria consistenza. Io che cosa faccio? Mi vado a pulire le mani, dopodiché grazie a questa spatolina vado anche a pulire la spianatoia, perché dobbiamo sempre lavorare nel pulito. E incominciamo a proprio impastare come facevano le nostre nonne, con un po' di vigore ed energia. Queste sono le due regole fondamentali per fare la pasta: lavorarla con vigore, quindi con un certo tipo di intensità, e con velocità, perché meno aria prenderà il nostro impasto e più sarà appunto malleabile, leggermente umido, e grazie a quell'umidità in più che ci permetterà poi di poterla stendere in una maniera molto facile. Siamo pronti per stendere la pasta, io inizio con stenderla, dopodiché lascio lavorare la nostra ospite. E è molto importante in questa fase girare molto spesso l'impasto, proprio perché essendo un pochettino più umido non rischierà in questo caso di attaccarsi alla parte sottostante. Vai, buon lavoro! Grazie. Se tu intanto mi vuoi fare delle domande, io controllo lei e poi se vuoi parliamo un po' anche... Innanzitutto spiegami ai nostri telespettatori come comincia la tua avventura del senza glutine, perché io conosco la tua storia, però magari non tutti i nostri telespettatori ne sono a conoscenza. Guarda, quindi raccontaci la tua esperienza. Io sono un figlio d'arte, nel senso che mio nonno è stato un bravo chef di tradizione, mia mamma è una brava gastronoma. Io ho sempre avuto la passione per la cucina, ma ciò nonostante tra i miei amici ero quello che cucinava le feste di compleanno piuttosto che all'ultimo dell'anno, mentre gli altri facevano il trino di menelicche, io ero in cucina a saltare le pennette al salmone. Siamo quindi pronti per fare il nostro ripieno della pasta. Io che cosa faccio? Andiamo a coppare, quindi diamo una forma alla nostra pasta. Come vedete la sfoglia è molto bella, è assolutamente normale come si dice. E andiamo a creare queste tre mezze lune, una, due e tre. Sono abbastanza grandi, io consiglio di mangiarne tre, soprattutto se avete un pranzo un po' più strutturato. Questo non toglie che potete anche mangiarne 5, 6, 8, 10, potete morire di mezze lune. Vi ricordate che avevamo un tuorlo? Che cosa facciamo? Lo andiamo a recuperare, quindi lo sbattiamo leggermente in questo modo. Vado a spennellare il mio dischetto. Brava, grazie. Prego. Un po' di ripieno al centro. Io sono abituata a fare l'assistente, ma oggi c'è la signora Maria Vittoria, per cui cedo. Ma adesso scettro. Maria Vittoria, io ne faccio vedere uno, poi dopo ovviamente gli altri due li fa lei. Come vedete, ho introdotto un po' di ripieno abbastanza impegnativo, nel senso di buona quantità. Vado a richiudere, faccio una leggera pinzatura della pasta. Assolutamente a mano. Assolutamente a mano, è molto facile. Come vedi, basta pinzare leggermente, abbiamo un impasto tendenzialmente umido.
come vedi. Per completare, diciamo così, l'opera, possiamo, se mi passi una forchetta, vado a sigillare la pasta e a dargli anche, grazie, molto gentile. Prego. Vado a sigillare la pasta e gli diamo anche, sempre molto delicatamente, anche una sua, diciamo così, ma che texture, bello Marcello, sei un artista. Ma guarda, come vedi sono belli pieni, sì, belli importanti. Io direi che sicuramente, come dicevo, tre sono più che sufficienti. Abbiamo messo dello zenzero, vado ad inserire del burro salato e lo facciamo sciogliere in padella molto delicatamente, quindi con un fuoco molto basso proprio per non farlo soffriggere. Andiamo ad aggiungere un po' di pepe rosa, qualche bacca, e il succo del limone o del lime, quello che avete trovato. Nel frattempo, Marcello, vedo che la signora Maria Vittoria se la cava veramente molto bene. I tuoi tutorial, secondo me, sono molto molto efficaci. Sì. Come ha scoperto, signora, che sua figlia era celiaca? Stavamo facendo delle analisi di routine per un altro problema, un protocollo seguito dall'ospedale di Chieti, e hanno scoperto che aveva tutti i valori della celiachia. E la prima è stata dichiarata celiaca in questo modo. Okay. Per la seconda, se procedono a un accertamento anche per i fratelli e per le sorelle, hanno scoperto che anche la sorella era celiaca. Per cui Però insomma non ci sono problemi, perché no, la cucina senza glutine, stiamo scoprendo che è veramente una cucina piena di gusto. Sì, io devo ancora imparare però. Eccoci, la pasta è pronta. Mi raccomando, quando cuocete la pasta senza glutine, tanta acqua di cottura e soprattutto anche un po' d'olio all'interno dell'acqua, proprio perché in questo modo la pasta rischierà di non attaccarsi. L'ho semplicemente lucidata in padella con del burro salato, il limone, quindi la parte interna del limone, il suo succo, il burro salato e il lime. E sono profumatissimi, si sente un profumo fantastico, Marcello. Grazie. Ma speriamo anche che il gusto sia altrettanto buono. Ma io ho già l'acquolina in bocca, quindi vedo, mi sto predisponendo molto bene nei confronti di questa tua preparazione. Mettiamo un pochettino di burrettino, qui sempre salato, in modo tale da dare la giusta sapidità al piatto, senza esagerare. Mi raccomando, non fatelo proprio cuocere. E vado a completare il piatto con, riprendiamo i colori che abbiamo utilizzato, quindi un po' di pepe rosa in bacche, come vedi, una grattugiata di limone o lime, quello che avete, un cedro, va benissimo, e un po' di erba cipollina. Il piatto è pressoché fatto, è un piatto, come vi dicevo, molto gustoso, ma soprattutto molto fresco, grazie appunto soprattutto al limone e all'erba cipollina. Un piatto che sta di primavera, Marcello, che sei di buon auspicio per l'arrivo di questa stagione, che stiamo aspettando. Guarda, io direi che i vostri ospiti, anche chi non è celiaco, credo che possa essere soddisfatto di un piatto di questo tipo, e ci abbiniamo, come sai, un ottimo pecorino. Io me ne impossesso. Poi fammi e sapere. Procedo con l'assaggio, e mentre io degusto questo meraviglioso piatto, io ti servo un po' di vino. Che vino possiamo abbinare con questo? Guarda, un pecorino Terre di Chieti è un vino bianco abbastanza profumato che si sposa perfettamente con questo piatto. Come sai, in televisione si cerca di cuocerli poco, io te li ho cotti credo alla perfezione, proprio perché mi piace poi dare la possibilità effettivamente di sentire il gusto. Io dico solo questo, sono meravigliosi, e dico anche un'altra cosa, se non avessi saputo che questo è un piatto per celiaci, io non me ne sarei assolutamente accorta in nessun modo, per cui allora lo chef, brindiamo ai piatti senza glutine buoni per tutti. Continuate a seguirci tutti i giorni, Chef in Cucina. Ciao, alla prossima.